Non si ferma la paura di Isis. Ristoranti e musei rimangono vuoti. Roma è scarna. Come possiamo vedere, le persone sono diminuite, circa del 40% dopo i fatti di Parigi. Il 25% in meno sono gli arrivi previsti per l'8 dicembre. Una cifra che attualmente lascia presagire una Roma vuota. Guarda, non ti so dire più di tanto perché ero fuori e sono tornato proprio ieri. Quello che mi ha colpito un pochino è il fatto ovviamente di vedere più militari. Senso, io sono sceso alla stazione metropolitana Garbatella e ho visto che ci sono appunto i militari con il mitra. Quindi c'è sicuramente un'atmosfera un po' diversa. Ecco, un'atmosfera diversa. Questo è quello che sentono i cittadini romani. C'è chi ha paura, chi invece aveva già programmato il viaggio e parte ugualmente. Secondo me bisogna anche non dare retta ai media, infatti noi siamo qui, stiamo viaggiando, avevamo questo viaggio già pianificato da tempo e sicuramente non rinunciamo alla nostra libertà e quindi continuiamo su questa strada, non avere paura, vogliamo essere liberi anche di continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Siamo viaggiatori e continuiamo a viaggiare tutto il tempo e non sarà certo l'attentato al quale va la nostra attenzione, però questo non ci può privare della nostra libertà sicuramente. La paura ovviamente c'è, ma non solo per me, però si vede proprio fra una persona e l'altra. Ad esempio, non so, vai in un mezzo pubblico come può essere l'autobus, in treno ci guardiamo tutti perché magari dentro di noi pensiamo puoi essere tu, oppure potresti essere tu che mi cadi qua di fronte. Però penso che la forza degli italiani, come la forza di tutti, deve essere in questo momento sostenerci a vicenda e continuare a vivere le nostre giornate come se niente fosse, cercando di vincere la nostra paura, se no non si vive più. L'appello alla coesione nazionale, detto da Renzi, dalla Turchia, è andato a finire nel vuoto. E militari anche qui a Termini. La gente comunque penso che le cose le continui a fare come prima, perché la metro è piena, che la gente deve andare a lavorare, quindi continuano a prendere i mezzi e continuano a fare tutto, infatti c'è gente qua, però certo c'è la preoccupazione. La paura rimane, però il piano salvagiubileo è attivato, Roma è blindata, militari ad ogni entrata e uscita della metro e anche se la criminalità è scesa dell'80%. Tanti per paura hanno deciso di evitare il centro e le meravigliose vie della città eterna.